Buongiorno a tutti e benvenuti. Questa è una conferenza stampa che il Consiglio dell'Opera del Duomo, che io rappresento in qualità di presidente, ha voluto organizzare per un'occasione speciale, un'occasione che sarà, diciamo, a partire dal 1 gennaio 2023, in cui cade il 500° anniversario della morte di Luca Signorelli. Io inizio la conferenza con dei saluti. Intanto ringrazio per la presenza il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Gualtiero Sigismondi, il Sindaco di Orvieto, Roberta Dardani, il GAL rappresentato qui dal Vicepresidente e la Soprintendenza dalla Dottoressa Furelli, il Presidente del Capitolo, Don Stefano Puri, e Leonardo, che avevo visto qui in Sala Mariani, in qualità di presidente dell'Associazione del Comitato di Quartieri e Orvieto in Fiore. C'è anche in sala un gruppo che non sono giornalisti, ma che sono ad Orvieto per motivi di studio, insieme al professor Antonio Mannaioli, che è anche presidente della fabbriceria del Duomo di Todi, che ringrazio per la presenza. E consentitemi, prima di passare a una. Diciamo, la conferenza sarà divisa in due parti. Io farò velocemente un primo excursus su quello che sono stati i 2 anni di attività del Consiglio di amministrazione, su tre, perché poi a metà mandato, diciamo, abbiamo iniziato un pochino in ritardo. E poi passerò la parola, perché qui alla mia sinistra, diciamo, c'è una persona a cui io cederò con molto piacere la parola per quanto riguarda proprio gli eventi di Luca Signorelli per il 2023, perché è uno storico dell'arte e molto meglio di me saprà introdurvi, diciamo, in questo percorso. Chiudo la parte dei saluti con un saluto speciale a due persone che vengono da lontano, sono David e Birgitte che sono qui con noi. I try to speak slowly to allow you to understand what I say. È un saluto, sono degli amici di famiglia e veramente mi fa piacere averli in questo contesto con noi. Per quanto riguarda l'Opera del Duomo, ci tengo a ricordarvi da chi è composto il nostro Consiglio di amministrazione, perché io rappresento un gruppo di 7 persone che stanno cercando ormai da un po' di tempo di lavorare e di mettere a servizio veramente della cattedrale, di tutte, diciamo, le proprietà dell'opera, ma del territorio intero, qualcosa che noi dobbiamo custodire, ma non custodire gelosamente, custodire come una cosa da donare veramente agli altri. Questo vale per la cattedrale, che ha una ricchezza non solamente nella sua bellezza, ma in ciò che vi è racchiuso dentro. E vale per tutte le proprietà, anche questo palazzo in cui ci troviamo oggi. La conclusione di questa giornata, di questa mattinata, sarà poi con una benedizione speciale per il nuovo, diciamo, la nuova biglietteria, il nuovo bookshop che abbiamo aperto qui sotto, cui ho chiesto cortesemente al nostro Vescovo di impartire questa benedizione per veramente iniziare questa attività e questo percorso nel migliore dei modi. Dicevo, i consiglieri di amministrazione in ordine, diciamo, alfabetico: Giovanna Bandinu, Giuseppe Maria Della Fina, Arianna Lazzeri, Nicola Pepe, Don Francesco Valentini, Massimo Zanetti e Andrea Taddei, che sono qui a rappresentare questa squadra. Nel corso di questo periodo, diciamo, di operato del Consiglio, io vi dico velocemente, senza entrare nel dettaglio, tutta la documentazione la troverete, parlo per la stampa, all'interno di una chiavetta che troverete in fondo, che vi sarà consegnata, dove troverete proprio il dettaglio di quello che diremo e anche alcune cose aggiunte. Quello che ha fatto, diciamo, il Consiglio è stata intanto dare seguito a delle programmazioni che venivano dal vecchio Consiglio, come il rifacimento di alcune parti del manto stradale di una tenuta che noi abbiamo a Castelgiorgio. Una cosa molto importante e molto prestigiosa è stato il restauro del reliquiario di Ugolino di Vieri, che è nella libreria Alberi presso il nostro museo, dove ci hanno accompagnato attraverso una commissione i Musei Vaticani, in particolare, diciamo, la dottoressa Callori, che è la specialista di marmi e smalti. La soprintendenza ci è stata sempre molto vicina e, diciamo, la restauratrice giapponese Mary Yanashita, che ha veramente trattato il reliquiario come fosse quasi un figlio per lei. Veramente ogni giorno veniva, al di là del lavoro, a guardarlo e sembrava parlasse
con quello che era l'oggetto del suo lavoro. Abbiamo sistemato all'interno della cattedrale la parte dei bagni dell'intonaco esterno, abbiamo rifatto il tetto, abbiamo sistemato la parte che vedete dell'automa del Maurizio che è tornato a suonare, dobbiamo rifare un adeguamento dell'orario perché va un pochino avanti, ma interverremo rapidamente. Abbiamo fatto e continuiamo a fare tuttora un monitoraggio per quello che riguarda sia l'esterno che l'interno della cattedrale. Vista così sembra un'opera inattaccabile, ma vi assicuro che ogni giorno diciamo, dobbiamo stare attenti a tutta una serie di parametri che ci danno un'indicazione sullo stato di salute della nostra cattedrale. C'è un monitoraggio nuovo che è stato diciamo, sostituito e riposizionato dall'Enea, avevo visto in sala prima si è affacciato anche l'ingegner De Canio, e che ci dà indicazioni proprio sui moti vibrazionali all'interno della cattedrale per avere un'indicazione precisa di quello che succede. Abbiamo effettuato un cablaggio in fibra ottica all'interno della cattedrale e dei palazzi per avere una connessione, quindi ci spostiamo anche nelle tecnologie moderne. Abbiamo risistemato l'impianto audio grazie anche a un aiuto, diciamo, una collaborazione con il Comune, ci siamo collegati alla parte che loro avevano già realizzato fissa, che è stata già utilizzata per l'anno scorso per il Corpus Domini e che diventerà diciamo, un tutt'uno all'interno della città per avere la possibilità di seguire diciamo, anche queste attività. Abbiamo realizzato un'integrazione con una serie di telecamere aggiunte per il sistema di videosorveglianza. Vi ho ricordato prima l'allestimento all'interno del bookshop, oltre che alla biglietteria, anche della vendita di oggetti di artigiani locali e anche di prodotti diciamo che raffigurano un po' quelli che sono i nostri gioielli. E tra le altre cose abbiamo avuto anche dato inizio ad un progetto condiviso con una società di Orvieto che è Orogami per quanto riguarda un'idea di trasmettere il bello dell'arte e indossarla in qualche modo. Il progetto si chiama We Wear Art, poi avremo modo di vedere qualcosa anche diciamo nel proseguo. C'è stata anche una cosa che mi preme ricordare, una stagione concertistica che è stata fatta per il primo anno all'interno della cattedrale, una serie di 5 concerti, era qui anche il maestro Riccardo Bonci, l'organista della cattedrale, e diciamo una serie di eventi, se lo vogliamo diciamo, vedere così, per accompagnare le persone a poter vivere veramente nella cattedrale anche un momento di comunione e di intimità con chi quella cattedrale, diciamo, per quella cattedrale è il cuore pulsante. E ritengo che questo sia una cosa imprescindibile. Il nostro percorso ha visto ad ottobre anche l'ingresso del nuovo segretario, il dottor Carlo Rossini, che è stato diciamo, selezionato tramite una pratica che ci tengo a comunicare, anche se era già stata fatta ampiamente sui mezzi di stampa, quella di una commissione di tutte le fabbricerie italiane, erano 5 membri di varie fabbricerie da Venezia, Firenze, Pisa, Siena e Pavia, per poter ecco, dare all'opera del Duomo questa figura importante diciamo, che accompagnerà poi negli anni il lavoro che i vari consigli dovranno continuare a portare avanti. Quello che diciamo, mi preme sottolineare è che l'operato di tutto il consiglio di amministrazione è ovviamente un operato basato sul volontariato, come dico io, cioè totalmente a servizio gratuito della città e dell'ente. Lo dico perché vi assicuro che richiede tempo, richiede dedizione, ma richiede anche tante competenze. Io ho la fortuna in questo consiglio di avere veramente competenze molto variegate, da quello economico-finanziario a quello di storico dell'arte e a quelle legali anche, che permettono al consiglio di poter seguire tutte le attività che poi si trova ad affrontare in maniera puntuale e anche con competenze professionali diciamo molto elevate. Adesso volevo iniziare a entrare, questa era diciamo la parte della scaletta delle attività che ripeto poi troverete, a parlare del 2023. 500 anni dalla morte del Signorelli, è un percorso per Orvieto in particolare molto importante. Quando ci siamo interrogati su come poter dare evidenza e come celebrare questo avvenimento,
la sintesi, diciamo, all'interno del Consiglio è stata indirizzata in una. Noi eravamo forse anche avvantaggiati in questo, nel cercare di presentare a tutto il mondo e alla città in primis quello che il Signorelli ha lasciato ad Orvieto e che continua nei secoli a parlarci. Quindi quello che abbiamo detto è cerchiamo di valorizzare, di partire, di ridare voce a quella che è la Cappella di San Brizio, la Cappella Nova, che è l'opera del Signorelli che per tutti, diciamo, rappresenta veramente un unicum importante. Come farlo? Abbiamo, diciamo, individuato una serie di appuntamenti, saranno sei in tutto a partire da marzo fino a fine ottobre, novembre 2023. Alcune date le abbiamo fissate, altre sono in corso di definizione in base anche ai relatori e vedranno tra le altre cose la partecipazione di professori, di studiosi, alla mia sinistra ne abbiamo uno. Tra cui cito Federico Francesco Mancini, Cristina Galassi, che sono qui diciamo della parte Umbria, il professor Tom Harry, un docente di storia dell'arte presso l'Università di Kent, in Inghilterra, il professor Antonio Natali, storico dell'arte, che vedete alla mia sinistra, già direttore della Galleria degli Uffizi. Approfitto Antonio anche per un'introduzione della tua figura, quindi lo ringrazio perché veramente ha dato una disponibilità ad essere presente qui nonostante i numerosi impegni che diciamo, lo coinvolgono. È anche all'interno del Consiglio della Fabbriceria di Santa Maria del Fiore in Firenze. Avremo anche un appuntamento con il nostro vescovo, Monsignor Gualtiero Sigismondi, e con padre Gian Polo Hernandez, che è docente presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Pontificia Università Gregoriana. Questo è un rapido, diciamo, riassunto di quello che sono degli appuntamenti che il CDA dell'Opera del Duomo ha voluto, diciamo, predisporre per invitare la città a rivedere, a rileggere, a riascoltare, perché poi andremo anche nel dettaglio, diciamo, di alcuni eventi, questa opera d'arte che ci è stata lasciata. Volevo sottolineare una cosa per me importante. Normalmente, quando si programma per eventi dell'anno successivo, si inizia a maggio, giugno, a metà dell'anno, diciamo, con le attività, perché serve un po' di tempo per organizzarle. Noi abbiamo avuto la fortuna, tramite qualche intuizione di alcuni consiglieri, di iniziare a fine 2022, inizi, primi 2023, in una maniera un po' particolare. Lo vedremmo rappresentato per una piccola parte proprio qui oggi, con un documentario su Luca Signorelli realizzato con Mario Tozzi. Lo dico perché con diciamo, la produzione Ruvido a fine ottobre sono state fatte le riprese e si sta montando proprio questo documentario che rappresenta un po' una sintesi molto diciamo, rapida di quello che è stato l'operato del Signorelli e di quello che è il messaggio all'interno della Cappella di San Brizio. Questa sarà la partenza. Questo video sarà disponibile con le nuove tecnologie, quindi con un QR code su delle locandine che saranno in vari punti della città e in altri punti anche su dei monitor interni ed esterni per tutta la durata del 2023. Il video ha un titolo che è anche quello che avete visto sulla locandina della conferenza stampa, e vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Io ecco, direi a questo punto, se è possibile, possiamo guardare, dura 2 minuti, il trailer che è stato realizzato proprio per questa giornata. La cappella di San Brizio o Cappella Nova si trova all'interno dello stupefacente Duomo di Orvieto. È universalmente nota per il ciclo di storie degli ultimi giorni e del giudizio universale, iniziate da Beato Angelico nelle Vele e poi completate da Luca Signorelli tra il 1499 e il 1504, anno dell'ultimo pagamento a contratto. Grazie.
Nell'estate del 1447 Beato Angelico inizia il suo lavoro all'interno della cappella, ma lo lascia inspiegabilmente dopo pochissimo tempo. Ci vogliono 52 anni perché l'incarico venga affidato a Luca Signorelli da Cortona, uno dei maggiori interpreti della pittura del suo tempo. Come stabilito in questo primo contratto del 1499, Luca Signorelli viene incaricato di terminare il lavoro iniziato da Beato Angelico sui disegni di quest'ultimo, per quello che concerne le volte. Ma poi, finiti quei disegni, bisogna affrescare tutta quanta la cappella e non si sa bene come fare. Da chi deve trarre ispirazione Luca Signorelli? Dai teologi in città, in particolare Antonio Alberi, che ispira Signorelli a continuare sul tema del giudizio universale, ispirandosi soprattutto anch'egli al Vangelo di Matteo e al De Civitate Dei di Sant'Agostino. Nel 1500 viene così stipulato un secondo contratto. Questo era un piccolo trailer di quello che sarà l'intero documentario, che comunque durerà 10 minuti. E avete visto nella parte iniziale Mario Tozzi che sfogliava con dei guanti quello che sono i contratti che Luca Signorelli siglò in due differenti momenti con l'Opera del Duomo, che potete trovare, vedo qui la nostra archivista Noemi, nella sala entrando, diciamo, all'interno di quelle teche, quindi per chi volesse dare uno sguardo all'uscita è disponibile proprio l'originale firmato da Luca Signorelli. Concludo questa parte ricordando, oltre questi sei appuntamenti che vi ho anticipato, altre due diciamo programmazioni che abbiamo desiderato fare. Una riguarda una parte, diciamo, di organo che con il maestro Riccardo Bonci stiamo definendo. Saranno tre appuntamenti, uno fatto proprio dal maestro Bonci, uno fatto dal maestro Falcioni e uno fatto insieme dal maestro Bonci e maestro Benini, che è la corale della nostra cattedrale. Avranno, diciamo, come tematiche le tre parti, quindi Inferno, Purgatorio e Paradiso, della Cappella di San Brizio. Poi nel dettaglio vi faremo avere, quando saranno definiti, sia le date che i programmi specifici. L'altra parte, oltre al video che aprirà questo evento, diciamo, del Signorelli, che sarà su fine settembre, inizio ottobre, è una rappresentazione teatrale di una produzione che è la Compagnia Lombardi Tiezzi. È una compagnia che fa rappresentazione ovviamente di arte sacra e che proprio oggi, lo dico per chi volesse, su Radio 3 questa sera alle ore 21 sarà ricordato, compie i 50 anni di attività. È una compagnia che noi abbiamo conosciuto e che, tra le altre cose, a cui è molto legato anche il professor Antonio Natali, ne parlavamo ieri sera, che darà una lettura proprio della parte del Signorelli basata su una visione particolare. Lo spettacolo si chiama L'Oltremondo e all'interno poi della cartellina stampa troverete, ecco, una piccola descrizione in cui ripartono da come Signorelli dipinge e presenta nel nostro Duomo l'Apocalisse. Quindi avremmo all'interno della Cappella di San Brizio per 3 giorni una serie di diciamo repliche di questa rappresentazione, saranno circa 3 al giorno e la durata sarà dai 30 ai 45 minuti, diciamo, complessivamente per tutta la rappresentazione.
Io a questo punto, cedo con molto piacere la parola al professor Antonio Natali, ringraziandolo ancora della sua presenza per la parte che riguarda proprio Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto. Comincerò proprio dalle ultime parole del Presidente, cioè dal riferimento a questo accadimento teatrale. Ho fatto qualche riflessione a proposito delle celebrazioni dei centenari. E, siccome ancora ai 100 anni non ci sono arrivato, ma dei centenari nei miei 71 anni ne ho visti, pensavo che di solito, e oggi più che mai, quando si deve celebrare un artista, si pensa subito a progettare una mostra. Una mostra delle sue opere, anche quando fin dall'inizio si sappia bene che sarà molto difficile. In questi ultimi anni lo si è visto bene, perché c'è stato un incalzare di centenari importanti. Nel 19 Leonardo, nel 20 Raffaello, nel 21 Dante, nel 22 Canova e nel 23 due quasi fratelli, Perugino e Signorelli, entrambi morti nel 1523. E in ognuno di questi momenti celebrativi sono state organizzate in Italia non una, ma tante esposizioni d'opere d'arte, anche perché si sa bene che quando c'è un personaggio importante si creano i comitati nazionali, i comitati nazionali distribuiscono denaro, e allora perché le amministrazioni comunali dicono perché non esserci anche noi? Ed è giusto. Ma si è visto non raramente che sono state realizzate delle mostre che proprio non avevano una pertinenza assoluta col tema che era prefissato. E poi perché, e questo gli amministratori lo sanno bene, non si allestiscono per ragioni economiche. Perché una mostra, quando si voglia fare di un qualche valore, costa molto. Trasporti, assicurazioni, microclimi che vanno ricreati negli ambienti, soprattutto con artisti come questi del Cinquecento, in cui la presenza delle tavole non è proprio ridotta. E allora la stanza che li ospita deve essere microclimaticamente adatta. Dunque, però questo lo dico da storico dell'arte, ma poi è davvero indispensabile pensare una mostra per celebrare un artista? Non ci sono davvero altri modi per celebrare degnamente un artista? Non è che si pensa alle mostre perché è quello che oggi da un punto di vista dell'estro inventivo impegna meno, si fa una mostra. Spesso però ne manca anche il materiale, perché non è così facile trovare denaro o opere che si prestino. Ecco, con questi pensieri io ho ragionato con gli amici orvietani e nella fattispecie con Giovanna Bandinu, che è consigliere, ce l'ha ricordato il Presidente, consigliera dell'Opera del Duomo e conservatrice, che io conosco, sensibile e appassionata, che sono le due qualità, oltre alla scienza ovviamente, alla conoscenza della materia, le due virtù indispensabili per gestire bene il patrimonio pubblico, la sensibilità e la passione, e lei ce li ha. E di questo ragionavo con lei quando si trattava di pensare alla maniera migliore per celebrare a Orvieto Luca Signorelli, che va detto, lo diceva anche Mario Tozzi, è uno degli apici della cultura figurativa nazionale fra 400 e 500.
e giusto fra 400 e 500, proprio a cavallo dei due secoli, si colloca la Cappella di San Brizio, gli affreschi della Cappella di San Brizio col giudizio finale. Le storie che si dipanano su quelle pareti, cioè la fine dei tempi e il giudizio, la concezione degli spazi in cui Luca ambienta, che sono veramente delle vere e proprie scenografie teatrali, il tono eroico degli affreschi di Luca, inducevano a ipotizzare che fosse possibile nella Cappella di San Brizio, della Cappella di San Brizio, fare un luogo di teatro. E il soggetto di quegli affreschi, che a sua volta si prestasse molto bene a offrirsi alla scrittura di un testo capace di illustrare la drammatica situazione sociale e religiosa di quella stagione a cavallo fra 4 e 500. D'altro canto si prestava, siamo 1499, lo diceva Mario Tozzi, di solito si dice 1502, ma mi sembra che le ultime carte parlino del 4, ma al contempo si prestava anche a farsi specchio dei tempi nostri. È inutile che io stia a rammentare dei tempi nostri, sono sotto gli occhi di tutti. Oggi sembra follia parlare di fine del mondo imminente, ci si sente millenaristici, ma sembra follia e non se ne parla perché sotto sotto se ne ha terrore. Sappiamo bene che oggi un calcolo sbagliato di poco mette fuori via un missile e il resto accade. E noi sappiamo bene che in questo momento al mondo le teste folli non mancano per dare l'avvio a questa tragedia che sarebbe la finale. Invece dell'epoca degli affreschi di San Giorgio, degli affreschi di San Brizio, qualcosa si può dire del clima millenaristico di quei tempi. Siamo appunto all'inizio della seconda metà del millennio. Le prediche nelle chiese assumono toni apocalittici. Rammento che il bel titolo che è stato dato è Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, titolo bello perché straordinariamente belle sono le parole di Giovanni per questo momento. Toni apocalittici e predizioni di quelli che allora venivano chiamati, in parte lo erano, ma fino a un certo punto, falsi profeti, con previsioni di cataclismi venute dell'Anticristo. Ricordo che per il 1517 era stata prefigurata, predetta, la venuta dell'Anticristo. E forse, chissà, quando Lutero pubblica nel 1517 appunto le sue tesi, chissà che non si sia pensato che era il momento dell'Anticristo, come era stato detto da questi profeti falsi fino a un certo punto. Però ricorderò che nel 1517, proprio in quello stesso 1517, la Chiesa fiorentina proibisce la predicazione apocalittica nelle chiese di Firenze e del territorio di Firenze. La proibisce. La proibisce perché? Perché il terrore che si stava diffondendo con quelle prediche era tale da sgomentare, davvero da sgomentare, la gente, soprattutto quella più semplice. Ed è il Concilio Provinciale Fiorentino che, seguendo le linee del Concilio Lateranense, proprio si pronuncia contro la prosecuzione di queste omelie. E comunque la vicenda non era principiata allora, già ai tempi in cui Signorelli dipinge gli affreschi della Cappella di San Brizio, c'era questo clima.
Mi piace ricordare, sarebbe bene leggerla tutta perché è anche divertente, ma la leggerò per brani, una lettera che Niccolò Machiavelli scrive nel 1513, quindi a 8-9 anni dopo la fine degli affreschi di San Brizio. Ve la leggo in parte fedelmente, in parte riassumendo. Scrive a Francesco Vettori, siamo nel 13. Cito, e si trova in questa nostra città, Firenze, calamita di tutti i ciurmatori del mondo, luogo dove convergono tutti i farabutti, in sostanza, cambiato poco, un frate di Santo Francesco, che è mezzo romito, e il quale, per aver più credito nel predicare, fa professione di profeta. Non dimentichiamoci mai che Firenze era ancora intrisa dell'etica e del pensiero di Savonarola. Savonarola, che era stato sì ucciso e disperse le ceneri, ma era rimasto nel cuore di tutti, e questi rigurgiti apocalittici erano l'esito di questo amore che si continuava ad avere per questa figura che m'azzardo a definire santa, di una santità un po' particolare, ma quale santo non è particolare. E dice, e ieri mattina in Santa Croce, perché lui poi ho scoperto alla fine chi era questo verissimamente Antonio di Lodovico Sassolini, dove lui predica in Santa Croce, ecco, disse multa magna et mirabilia, cose grandi e straordinarie. Qui intervengo. Disse che presto ci sarebbe stato un papa ignusto creato contro ad un papa giusto, e a rasseco falsi profeti e farà cardinale e ti dividerà la Chiesa. Disse che la città nostra, Firenze, aveva aire a fuoco e a sacco, le chiese sarebbero abbandonate e ruinate, i preti dispersi, e 3 anni si aveva a stare senza divino officio. Moria sarebbe fame grandissima nella città, non aveva a rimanere 10 uomini, nelle ville non avrebbe a rimanere 2. Questo lui lo dice perché è anche Machiavelli, anche molto sarcastico, ironico, però esaspera, ma non poi tanto, i toni di quell'omelia. Disse che 2 milioni di diavoli erano scatenati, e qui è di nuovo il sarcasmo di Niccolò, e che egli entravano in molti corpi che morivano, però non lasciavano putrefare quel corpo a ciò che falsi profeti e religiosi potessero farli suscitare da morti ed essere creduti. Questo 1513, eh? E Machiavelli conclude, queste cose mi sbigottirono ieri, in modo che io avevo andare questa mattina a starmi con la Riccia, la donna di vita che lui amava frequentare, dovevo starmi con la Riccia e non vi andai, cioè proprio lo sconsolarono al punto che non ebbe voglia neppure di frequentare questa famosa prostituta fiorentina. Poi dice, la predica io non la udii perché io non uso simili pratiche, cioè non è praticante, ma la ho sentita recitare così da tutta Firenze. E nel 14, quando riscrive al Vettori che gli aveva chiesto come andassero le cose, lui dice, di qua non c'è che dirvi, se non profezie e annunzi di malanni, che il Dio, se dicono le bugie, gli faccia annullare, se dicono il vero, gli converta in bene. Questo clima è necessario da capire e da tenere in forte considerazione anche entrando nella cappella di San Brizio, perché era il clima di quei tempi. Il 17 è la data che chiude, teoricamente, perché poi non le chiude affatto, si vede dalle opere d'arte che il clima prosegue, anche se gli storici dell'arte di frequenza si distraggono e non commentano più le opere d'arte da un punto di vista dei contenuti, come se i quadri, le tavole sulle
sugli altari delle nostre chiese fossero decorazione alla stregua di greche geometriche. No, in ognuno c'è un messaggio, in ognuno c'è una vicenda biblica, in ognuno c'è un mistero teologico, molto spesso in questa stagione mariano, con l'Immacolata Concezione, che era mistero, come sapete, non dogma, con l'Assunzione, che era mistero, non dogma. Ecco, la cosa essenziale sarebbe capire questo, e ci sa vedere, ripercorrendo gli anni, fra il 15 e il 20, anche dopo, di quanto incidessero sui pittori, e non poteva essere altrimenti, questi pensieri della Chiesa e del popolo di allora. Ecco, parlando appunto con Giovanna e con gli amici orvietani, a me parve che nella cappella di San Brizio ci fosse, insomma, luogo e materia per dare vita a un accadimento teatrale che fosse in grado di celebrare nel modo più pertinente il Signorelli del giudizio. Naturalmente c'erano delle condizioni: il testo doveva essere all'altezza, la regia doveva essere all'altezza, la recitazione doveva essere all'altezza di un compito davvero arduo, perché poi a scivolare nell'aneddoto e nella poca sostanza non ci vuol nulla. A mia scienza, e lo dissi subito, una delle poche compagnie che era in grado di proporsi e rendere poeticamente, assolvere poeticamente questo compito difficile, era la compagnia Lombardi Tiezzi. Ne parlo per una conoscenza lunga che ho. Innanzitutto va detto che Sandro Lombardi e Federico Tiezzi si sono laureati come me in storia dell'arte nel 77. Hanno la stessa mia età, anche se poi, andando a rivedere finalmente le loro biografie, mi sono accorto che anche questa volta ero il più vecchio di settimane, ma ero il più vecchio di tutte e tre. E Sandro si laureò con una tesi su Jean Fouquet e Federico su Klaus Luther. E quindi qui si devono cimentare con un artista, anche se poi loro hanno preso altre vie, ma i due nel 72, ed ecco la ragione dell'intervista di Radio Rai 3 di stasera, nel 72, quindi 50 anni fa, però anzi quando ho sentito dire 50 anni fa ho fatto finta di non conoscere Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, me li sono figurato come con la barba di Assurbanipal. E, insomma, hanno l'età mia, ma magari insomma, non abbiamo sentito garrire dinosauri fuori uscio quando eravamo piccini. Quindi è una compagnia che ha cominciato giovanissima e si chiamava Il Carrozzone allora. E scelsero allora, e questo appunto me l'ha fatti proporre anche ad Orvieto, scelsero la strada del teatro immagine, cioè privilegiando l'immagine sulla parola da storici dell'arte. E io ricordo queste loro espressioni come dei momenti struggenti e memorabili, da vedute di Porto Said, punto di rottura, che li catapultò sulla scena internazionale, soprattutto in Germania, con la Scivulla, frequentazioni di altissimo rango, poi Crollo Nervoso, Gene a Tangeri. E poi nell'82 cambiarono nome, forse sono più conosciuti come Magazzini Criminali, finché la parola poi ha ripreso il suo valore nel loro teatro. È cominciata la collaborazione con grandi scrittori e intellettuali. A cominciare, è stata molto importante, la collaborazione con Giovanni Testori, che ha portato a diverse rappresentazioni con i testi scritti da Giovanni Testori per Sandro e Federico, ora li chiamo così saltandone i cognomi. E poi famosissima la loro collaborazione per la commedia di Dante, con testi di Sanguinetti per l'Inferno, Mario Luzzi per il Purgatorio, Giovanni Giudici per il Paradiso. Sono nomi che lasciano capire l'altezza di questa compagnia.
Nel 94, quando ero nel comitato che doveva, cioè il comitato si cominciò, il regionale toscano si cominciò a riunire nel 91-92, per la celebrazione nel 94 delle celebrazioni, per le celebrazioni della nascita di Jacopo Pontormo e Rosso Fiorentino, entrambi nati nel 1494. E lì fu commissionata da questo nostro comitato della Regione Toscana a Mario Luzzi un testo per Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Federico è sempre diventato più regista e sarà regista anche in questo caso, Sandro sempre più attore, sarà attore anche in questo caso. Fu commissionato un testo bellissimo di Mario Luzzi che era intitolato Per Pontormo, Felicità turbate. Ma il testo da recitare quale mai poteva essere? Allora, per questo io ho di nuovo, mi si è prefigurata come importante la loro candidatura. Loro di recente, con la regia di Federico Tiezzi, hanno realizzato tre filmati che sono videoteatri, chiamati videoteatro, in cui sono state messe in scena, recitate come se fossero degli autoritratti parlati, in alcuni video, per le vite desunte da Vasari di Buffalmacco, del Pontormo e del Rosso Fiorentino, con tre attori diversi e con i testi scritti da Fabrizio Sinisi, che è uno scrittore di rango giovane, insegna all'università, che ha ridotto in maniera teatrale il testo di Vasari con una finezza e con uno spirito e un'intelligenza così colta da non far mai trapelare soluzioni di continuità fra il testo del Cinquecento di Vasari, soprattutto della seconda edizione, quella giuntina del 1568, e le sue inserzioni moderne, però tradotte con una recitazione seducente. E Vasari, che con le sue invenzioni, il suo piglio sicuro, i suoi aneddoti spesso letterari, ma comunque sempre importanti per gli storici dell'arte, anche quando non dicevano il vero, erano una buona base di partenza per una traduzione teatrale. In più, la sperimentata virtù letteraria di Sinisi sono un'ulteriore garanzia di una messa in scena conveniente all'importanza del centenario che si celebra anche qui a Orvieto, proprio con un accadimento teatrale. Mi sentite parlare di accadimento perché rifuggo le parole che ormai sono diventate dei luoghi comuni e degli ammiccamenti, dagli anglicismi anche alle parole italiane che vengono usate. Io non uso quasi mai la parola evento, perché oramai è diventato tutto un evento. Grandi eventi, le mostre sono grandi eventi, no, sono mostre, i grandi concerti sono grandi eventi, no, sono concerti. Ecco, quindi io per non cadere in questa mia stessa ossessione uso la parola accadimento, che è quasi la stessa cosa, ma lascia qualche margine di incertezza. La recitazione del Pontormo è affidata a Sandro Lombardi. Se vi capita, perché questi video si possono vedere, quindi avere l'idea di quello che sono, se avete visto, non so se è venuto addirittura Sandro Lombardi qui, ecco, avete visto che già lui è un'affascinante maschera teatrale. E lui, quando in persona Jacopo, che era un uomo turbato, oggi, come tutti noi storici, per dire qualcosa di nuovo si smentisce quello che ormai è assodato, no? Perlomeno si ha la speranza che qualcuno ci legga. Però spesso quello che è stato detto prima è anche vero, veritiero.
Insomma, spesso si usa dire che le fobie di poi alla fine di Pontormo non erano fobie, ma insomma si cerca di il diario non è il segno di una, di un'ossessione, il diario famoso del Pontormo in cui lui dice cosa mangiava e anche cosa rifaceva. Ecco. E, in realtà sono effettivamente diari giornalieri di ordine medico, però lui ci metteva del suo. Però uno che nasce a Pontorme, a Empoli, a 5 anni gli muore il padre, a 10 anni gli muore la madre, lo danno a una nonna e la nonna dopo poco muore. La sorella più giovane di lui lo raggiunge a Firenze dove era andato con la nonna e muore anche la sorella. Insomma, c'era di che avere un'esistenza turbata. I parametri, non voglio fare lo psicologo da 2 lire, però insomma è presumibile che la vita non sia apparsa rose e fiori a quest'uomo che difatti era molto spesso lambiccato nel cervello, però di una poesia altissima. Vi ricordo soltanto la deposizione, la cosiddetta deposizione del Pontormo a Santa Felicita a Firenze, che è una specie di accadimento teatrale con queste luci variamente dal rosa al celestino che la illumina. L'unico momento davvero bello per lui fu quando andò alla Certosa. E dice Vasari, pensando alle parole, perché lui lo conosceva a Pontormo, alle parole di Pontormo, rimase affascinato da quella quiete, da quel silenzio, da quella solitudine, da quella libertà. Lui che non andava alle feste e quando c'era il carnevale lo guardava da delle feritoie perché non si voleva mischiare nel trambusto, lui che evitava i luoghi aperti, quindi claustrofobico, agorafobico. Ecco, lui alla Certosa, dove vive da solo col giovane allievo bronzino, sperimenta una tranquillità che non aveva mai sperimentato. Il Pontormo è lì non impersonato da Sandro Lombardi, è Sandro Lombardi, vi invito a leggerlo con una carica di recitazione così consentanea alla figura di Jacopo. Ecco, Sandro Lombardi, io credo che con la traduzione di un testo teatrale che ha il fulcro, non già tutta, perché la vita di Signorelli non è lunga come quella del Pontormo o del Rosso Fiorentino, ma che ha il fulcro nella vita di Signorelli e con una recitazione così veridica e nel contempo visionaria e trasognata di Lombardi, sarà un bel sentire nella Cappella di San Brizio. Io ringrazio il professor Natali per questo, diciamo, momento che ci ha donato e siamo, come vi dicevo, ansiosi di iniziare queste celebrazioni partendo proprio dal docufilm che sarà pronto per fine anno e ci accompagnerà in tutto il 2023. Ci tengo a ricordarvi una cosa che non avevo inserito ma era, diciamo, all'interno qui ben presente negli appuntamenti, uno importante anche con i ragazzi, con le scuole. Prima avevo citato Leonardo Mariani come Orvieto in Fiori o Comitato dei Quartieri, perché proprio insieme anche al nostro vescovo stanno cercando di scegliere un tema per invitare ai ragazzi a presentare, a fare anche loro delle attività, dei lavori proprio su Luca Signorelli all'interno della Cappella di San Brizio. Quindi daremo voce anche a questi giovani per capire se quel messaggio dipinto lì parla e in che modo anche ai nostri ragazzi. E credo che sia un'altra cosa importante da poter condividere insieme a queste associazioni che nel nostro territorio, nella nostra città, ecco, sono presenti e meritano, diciamo, il loro spazio. Io vi invito adesso in chiusura a guardare un piccolo video emozionale che è una sequenza di immagini della nostra Cappella di San Brizio con un sottofondo musicale. E dopo, diciamo, di questo, se ci sono, ecco, domande o alcune, diciamo, curiosità,
se no ci spostiamo nella biglietteria, nel bookshop, per la benedizione e per l'inaugurazione formale di quello che è questo nuovo spazio a disposizione dell'ente, ma direi della città e dei turisti in genere. Grazie a tutti.